Nome Martina. Ma ti fai domandare? Età 21. 21. Ruolo? No, non lo so. C'è da fare giochi. Perché ci viene? Buongiorno. Grazie, vi 10 scala posteriore. Grazie. Giuliani, Guagni, Gama, Linari, Bartoli. Poi centrocambio, Bartoli. Sì, terzino. È stata spostata Bergamaschi. Centrocampo a 3, Bergamaschi, Giuliano, Cernoia. E davanti sempre 3, Bonansea, Girelli, Sabatino. Il Sabatino che parte titolare. Esatto. Le altre sono tutte quelle della partita scorsa, quando Bartoli si mette. Ha cambiato modulo, ha tolto Galli, ha messo Bergamaschi dove giocava Galli l'altra volta e ha messo Bartoli terzino sinistro. A vedere la partita. La France. Seconda partita dell'Italia contro la Giamaica, buona la prima. Buonissima. Quella che era stata definita la più forte del girone. Sì, infatti partiva da super favorita l'Australia. Direi buonissima la prima. Diciamo che vincere la prima partita è stato un po' inaspettato per tutto il pubblico, però secondo me sarà la svolta, diciamo, della fase a girone di questo mondiale per l'Italia. La CT ha detto Marta che questa squadra, sì, da un punto di vista fisico magari contro l'Australia effettivamente ha patito qualcosa, però non c'era divario tecnico, anzi forse superiori addirittura le azzurre. Però nel descrivere la sua squadra ha detto molto, ha tanto cuore, e con una competizione come un mondiale sicuramente serve, lo insegna anche il passato al maschile. Importante il gruppo e il cuore, perché in momenti di difficoltà si è visto che tutta la squadra è riuscita a reagire, soprattutto perché dopo aver annullato il primo gol non si è fermata, e neanche dopo aver annullato il secondo gol si è fermata, e hanno continuato a crederci fino appunto all'ultimo secondo e ce l'hanno fatta. J'aime surtout faire de l'effet.
qualificazione agli ottavi raggiunta e sentiamo il commento caldo di alcune tifose della nostra nazionale. Oh mio Dio! Io? Bella partita, emozionante. Fede? Emozionante soprattutto per i gol di Iaia, direi. Forza Italia! Italia! Ti abbaglio, Italia! Fiera delle nostre ragazze, non me l'aspettavo, però siamo con 6 punti, possiamo andare avanti e speriamo andare avanti così e forza, forza Italia sempre. Forza Italia. Abbiamo incontrato quest'altra tifosa italiana fuori dallo stadio. Da dove viene? Da Novara. Ok, come me. E quindi che cosa vuole dire ai nostri microfoni? Che è stata una bellissima partita e che tutti siamo con le ragazze. L'Italia vola agli ottavi di finale dei mondiali femminili che si stanno svolgendo qui in Francia, 5-0, una prestazione davvero convincente contro la Giamaica e obiettivo qualificazione raggiunto. Ragazze, ve lo sareste aspettato? Allora, sinceramente all'inizio di questo cammino mondiale per la nostra nazionale mai avrei pensato che avrebbero potuto passare con questa facilità agli ottavi di finale, però dopo aver visto la prima partita contro l'Australia ho capito che questa squadra aveva un grande cuore, tanta qualità e che ci avrebbero dato molte soddisfazioni. Marta, un tuo commento, come l'hai vista oggi? La partita di oggi ha sicuramente dimostrato le doti dell'Italia e la capacità che ha l'Italia di stare in competizione con tutto il resto del mondo, che si sono confermate proprio oggi dopo la partita con l'Australia. Martina, raccontami l'emozione che hai provato a stare qui a vedere la nazionale. Allora, giocatrice, che cosa si prova? La giocatrice sicuramente penso che loro stiano vivendo veramente un sogno, cioè quello che può essere il sogno di una vita. Pensare che fino a 4 settimane fa, 1 mese fa ero sul campo con loro ad allenarmi, oggi li ho viste qui a giocare davanti a 12.000 persone a un mondiale, è stato veramente toccante, è stato come mettersi, diciamo, un po' un sogno da realizzare, perché vedere loro e pensare di poterci arrivare secondo me è uno stimolo per tutte le giovani calciatrici d'Italia. Prossimo mondiale, Marta, speriamo tra 4 anni di vedervi protagoniste. È un sogno e speriamo di essere al loro posto tra 4 anni. Forza azzurre! Forza azzurre! Forza azzurre!